già a 22 anni aveva vinto la medaglia d'oro nella Croce Gialla per il servizio prestato alla Croce Gialla. Infatti era volontario, un autista volontario alla Croce Gialla di Falconara. Poi ha avuto il primo contatto con Emergency attraverso la multinazionale per cui lavorava, fornì ad Emergency l'attrezzatura necessaria per l'apertura dell'ospedale in Afghanistan, a Lashkargah, e l'associazione Emergency, quindi vedendo la competenza e la professionalità con cui operava Massimo, chiese l'anno dopo, lo invitò ad andare a Goderich in Sierra Leone, dove c'era l'altro ospedale di Emergency, per supervisionare e organizzare la logistica dell'ospedale. E una volta in Sierra Leone, Massimo è rimasto folgorato dalla popolazione e dalla situazione che c'era laggiù. E da allora poi è iniziato tutto quel processo che ci ha portato a fondare l'Associazione dei Compagni di Ginevra. E ora Massimo, nella situazione in cui si trova, ancora una volta rivolge il suo occhio verso le categorie più deboli, cioè tutte le persone che si trovano nella sua situazione. Questa è la storia del senegalese Massimo Fanelli, per tutti Max, impegnato nel lavoro e nella vita sociale, con la forza e la volontà di aiutare chi è più debole. Circa 2 anni fa però Max si ammala di SLA, in una delle forme più aggressive. E qui cominciano altre battaglie. Massimo ha preso, come è sua natura, ha preso in mano la situazione ed ha iniziato ad autogestire quello che sarebbe stato il suo percorso da quel giorno in poi. Quindi nel ramo medico, alla ricerca quindi delle terapie sperimentali e di tutto quello che poteva essere, diciamo, a suo favore in Italia, e all'organizzazione della famiglia, alla nuova organizzazione di quella che era prima doveva essere la sua nuova attività professionale, e quindi come è stato sempre abituato a fare da buon manager, ha posto tutti i paletti per fare in modo che il percorso da lì in poi andasse nel verso giusto. Max sceglie la rete, il web, per la sua personale battaglia a favore dell'eutanasia. Insieme ad un gran numero di sostenitori si costituisce il movimento Io sto con Max, per il sostegno della legge sul fine vita. Il movimento si allarga così tanto che oggi 80 parlamentari sostengono la causa. È un bel progresso e siamo contenti, ma è ancora insufficiente a superare sia il significato del termine eutanasia, su cui esiste una sorta di tabù culturale e psicologico, tipico del nostro paese, nell'affrontare tematiche che riguardano la morte. Occorre svincolarsi da quell'influenza della comunità religiosa più dogmatica, che fin dal Medioevo influenza i governi, ipoteticamente laici, nelle scelte che riguardano sia tematiche riguardanti la medicina che su tutto ciò che tocca i diritti fondamentali dell'uomo e dell'autodeterminazione. In soli 3 mesi di impegno in questa battaglia possiamo comunque dire che siamo soddisfatti e che le adesioni al movimento Io sto con Max stanno crescendo in modo esponenziale, tanto nella comunità laica che in quella religiosa. Tanti si stanno rivolgendo a Massimo per capire cosa significa questo termine eutanasia, che per molto tempo è sempre stato nascosto dietro un alone di nebbia. Come si può spiegare la vostra battaglia e i motivi a chi non vorrebbe una legge sul fine vita perché considera la vita un dono di Dio di cui non si può disporre? La vita è un dono di Dio è un concetto che, se riferito all'eutanasia come obiezione ad una legge sul fine vita, contiene 2 vizi, uno di natura ideologica ed uno di concetto. Con il primo si tende ad affermare una sorta di imposizione dei principi cattolici sulla comunità laica. Con il secondo si afferma invece che, una volta ricevuto questo dono, con esso si perda ogni diritto sulla propria vita. La situazione reale comunque vede moltissimi cattolici aderire alla campagna Io sto con Max, a testimonianza del progresso culturale in questo campo. Quello che consiglio per una crescita personale e spirituale è vivere una esperienza a contatto con un malato con un tumore allo stadio terminale, di SLA o altre malattie sulle quali la medicina non può più nulla. Per questo molte persone, anche che non conoscevo, mi sono venute a trovare e la mia casa e la mia anima sono aperte a tutti. Aderire alla campagna Io sto con Max non significa essere a me solidali in una volontà a me negata, né lottare per una mia esigenza. Questa è solo una battaglia per la libertà. Quella di poter decidere se e come poter gestire il proprio fine vita. Chi si oppone vuole limitare la libertà degli altri, ma anche un giorno la sua, costretto se sofferente a subire un pregiudizio ideologico. 2 sconfitte in un corpo solo.